Io vorrei tornare un po' sul tema della cooperazione di cui ha parlato Severino nella sua introduzione. Mi chiamo Sissé Mbaye, sono del Senegal come Moudou. E niente, per quello che riguarda la cooperazione, Severino, non so, quando hai parlato un po' di questa formazione che bisognava dare a questi bambini per che si trovano in spiaggia o cose del genere, che hanno interrotto comunque il ciclo di formazione presto, allora ho sorriso un po', perché hai detto, noi diamo questa formazione anche perché comunque questi qua, anche se non vanno avanti a studiare, allora devono saper scrivere e leggere, poi eventualmente andare a fare il loro lavoro da pescatore. Allora ho sorriso semplicemente perché ho detto probabilmente non lo faranno neanche quel lavoro lì. Io ho seguito, e non so quanti di voi hanno avuto, non direi neanche, direi l'occasione di seguire queste trasmissioni della Gabanelli, era reporter o presa diretta mi sembra, 2 settimane fa, dove parlava esattamente di questa cooperazione tra l'Unione Europea e il Senegal, e parlava di una cooperazione, mi sembra che è stata firmata per 5 anni, dove il Senegal doveva ricavare o 5 milioni o 10 milioni di euro per la pesca, con tutte queste navi, che se vai a vedere ti rendi conto che quando il Senegal prende magari 5 milioni, l'Unione Europea forse ne prenderà 5 volte o 10 volte di più. E questo non è solo magari la parte che viene al Senegal come importo, non è questo. Il vero problema è che poi dopo hanno dato l'esempio di 4 ragazzi che quando non c'era ancora questa cooperazione, allora loro partivano la mattina, andavano a pescare e praticamente vivevano di questo frutto della pesca, di questo bottino. Ma da quando esiste questa cooperazione, 4 ragazzi partono la mattina, fanno tutto il mare, tornano la sera e se si dividono il bottino di questa pesca, ognuno si ritrova con meno di 4 euro. E questi qua hanno preso la decisione di espatriarsi, di andarsene. Allora ci sono delle mamme che oggi nel Senegal hanno costituito una cooperativa, dove dicono, devono parlare esattamente di questo fenomeno qua, che comunque sta svuotando anche attualmente il Senegal. Io ne approfitto per dirvi che è da quasi 2000 che faccio una collaborazione con il CRP di Chiasso. Vabbè, certe cose non li posso neanche dire, però cose superficiali. Allora, CRP intendete Centro di Registrazione e di Procedura. Prima mi chiamavano forse 6 volte, 7 volte al mese. Sapete che oggi a volte mi chiamano tutte le settimane praticamente, a volte faccio dalle 8:30 alle 11:45 e dall'1:30 alle 4:45 più o meno. E lì ogni giorno praticamente ho due ragazzi la mattina e 2 ragazzi là nel pomeriggio, tra quelli del Gambia, del Senegal, Mauritania, Benin, Togo, Costa d'Avorio, praticamente tutti. Questo ti fa capire attualmente la situazione che sta vivendo attualmente questo continente che si chiama Africa, che non pensate che il problema dell'immigrazione si sta riducendo, anzi si sta aggravando il problema dell'immigrazione. E attualmente l'Unione Europea ne sa qualcosa, perché io ho l'impressione che all'inizio sembrava uno scherzo, continuavano a dire accogliamoli con le cannonate, vabbè, tra virgolette, anche scherzando, e sembrava uno scherzo. Adesso si sono accorti che il problema dell'immigrazione è diventato un problema serissimo, e non è per niente che Renzi nella legge di stabilità chiede all'Unione Europea una certa flessibilità per comunque poter anche
ottenere qualcosa per ciò che ha speso per l'immigrazione, perché ha fatto una bella spesa sul problema dell'immigrazione. Allora, vuol dire che comunque il problema dell'immigrazione, prima di tutto, deve essere preso con molta serietà, cercare di sviluppare una politica che possa fronteggiare questo problema dell'immigrazione e eventualmente trovare una soluzione. Come? Non me lo chiedete, perché non ho idea, però so che comunque il problema è diventato un problema tre serie, molto serio, e l'Unione Europea comunque deve formulare, deve creare, deve discutere con tutti i paesi che oggi sono coinvolti, e praticamente sono tutti, per vedere eventualmente se si può trovare una soluzione, se si troverà meglio. Grazie. Ecco, magari prendiamo ancora un intervento.